Ciao gioie, bentornate o benvenute sul canale. Nel video di oggi vi mostrerò tre profumi commerciali che secondo me vale la pena provare. Ma per chi non mi conoscesse, io sono Beatrice, voi potete chiamarmi Bea. Nel mio canale parlo di profumi prodotti per skincare, lifestyle e tanto tanto altro. Lasciando i miei capelli che sono terribili, vi giuro, ho cercato di sistemarli, però l'umidità di questi giorni non aiuta. Oggi parliamo di tre profumi commerciali di uscita recentissima, perché due di questi sono usciti nel 2023 e l'ultimo invece nel 2024. Quindi si può dire che è una delle novità assolute sul mercato. In breve, come nasce l'idea di questo video? Vi dico subito che delle tre fragranze che vi mostrerò, solo una mi è piaciuta, solo una mi è piaciuta in fondo, le altre due un po' meno, semplicemente perché non le ho reputate proprio attinenti ai miei gusti personali. Ma perché ho deciso di fare questo video? Perché vi sto spronando a provarli. Perché queste tre fragranze sono piaciute in particolar modo a mia mamma e mia sorella, e quindi mi sono detta: è vero, non piacciono tanto a me, ma magari potrebbe piacere a voi. E quindi eccomi qua a fare questo video. Come sapete, mi sforzo sempre di portare sul canale anche fragranze che non sono proprio nei miei canoni, proprio per avere un 360 gradi di tutto il mondo profumoso che ci sta attorno. Detto questo, comincerei quindi dalla prima fragranza. E di chi vi parlo? Vi parlo di una di quelle fragranze che è uscita nel 2023, che vi dicevo prima, ovvero vi parlo di Divine di Jean Paul Gaultier. E anzi, vi dico subito una cosa: non ho la full size di tutte e tre queste fragranze. Le ho provate tutte tramite il campioncino e sono andata in questi giorni a sentirle anche in profumeria. Quindi penso di esservi fatta un'idea completa di queste fragranze. E quindi passiamo a questa fragranza di Jean Paul Gaultier, che è uno degli altri motivi per cui ho fatto questo video, perché non so voi, ma su YouTube ogni volta che apro un video mi viene fuori questa pubblicità. Pubblicità tra l'altro molto bella, il pack del boccettino lo trovo veramente spaziale, vi lascio anzi il pack in formato virtuale qua lato. E anzi, proprio per questa pubblicità ricorrente ho avuto il falso ricordo che questo profumo fosse uscito quest'anno, mentre invece spulciando su Fragrantica ho constatato che è uscito invece nel 2023. Comunque, questo è il nostro campioncino. Avevo tenuto anche il fogliettino di presentazione. E adesso vi direi però le note olfattive. Come note di testa ci troviamo calipsone, bergamotto e bacche rosse. Come note di cuore, giglio, ilang-ilang e gelsomino. Come note di base, meringa, muschio e patchouli. Parlando di questa fragranza, che vi posso dire? Innanzitutto stiamo parlando di una fragranza gourmand, e questo sentore gourmand lo capiamo già dall'apertura, dove subentra questa nota di meringa accompagnata però da delle note fruttate. Queste note fruttate le classificherei come frutti estivi, infatti ci sento la nota di anguria, di mango, anche forse un pochino di ananas, e poi con l'evolversi del profumo subentrano anche le note di bacche rosse e calipsone. Trovo che sia un profumo particolare per la caratteristica unica di avere un sentore salato, secondo me molto interessante. Un sentore salato quasi dei sentori marini, quindi accompagnato poi verso la fine della fragranza su un fondo di patchouli. Partendo dal presupposto che trovo molto interessanti i profumi che evolvono, questo profumo l'ho trovato interessante, non proprio nelle mie corde perché non amo troppo i profumi fruttati e soprattutto non amo tanto la nota di patchouli, e questo patchouli alla fine della fragranza si sente prepotentemente secondo me. Un patchouli che definirei comunque con una nota sempre dolce. A parte questo, l'ho classificato interessante, non nelle mie corde ma assolutamente interessante. Altra nota comunque molto positiva è anche la persistenza, perché comunque non l'ho trovata a marazzo. Sul mio braccio è durato circa quelle 6 orette, sui vestiti invece non me lo sono più tolto fino a quando non li ho messi in lavatrice, e volevo anche aggiungervi un'altra cosa. Non si sta parlando di un profumo gourmand sempliciotto, un gourmand prepotente e basta. Si tratta di un gourmand che comunque ho trovato elegante. Quindi un elegante, secondo me, vi dico la verità, un 4 stagioni, forse stona un po' in estate con le alte temperature, ma lo trovo perfetto
adatto per la stagione autunnale, invernale e anche primaverile. Lo classificherei poi come profumo diurno, ma anche da serata. Comunque lo trovo molto bene nel contesto, elegante. E che dirvi, non mi è tanto piaciuto perché non rientra nei miei gusti, però ammetto che l'ho trovato interessante. Il pack poi è super super carino, la fragranza con la sua evoluzione mi ha colpita, quindi ci terrei a consigliarvelo. Questo tra l'altro è un profumo che ha colpito un sacco mia mamma e non potevo quindi non inserirvelo. Per concludere questa recensione e quindi per darvi tutte le informazioni, si tratta di un Eau de Parfum. Passiamo invece adesso un'altra fragranza che non mi ha convinta in fondo, ma stiamo parlando di gusti personali, però è piaciuto un sacco a mia sorella. E vi parlo di un profumo di Rabanne. Io penso che qua sul canale non abbia mai parlato di profumi di Rabanne perché non sono proprio nel mio genere. Questo è vero, non rientra proprio nel mio genere, però devo dirvi che rispetto agli altri l'ho trovato piacevole. Io non lo indosserei, però rispetto al classico Lady Million l'ho trovato piacevole, ma di chi vi sto parlando? Vi sto parlando di Million Gold. Ho sempre il mio campioncino. Stavo per far cadere la pipetta. Più che pipetta, boccettino, scusate, sono ancora in modalità laboratorio biochimico. Comunque, questo è il nostro boccettino. Comunque ve lo metto in grande anche qua a lato, così magari lo vedete meglio. E come note di testa ci troviamo pera, rosa e lavanda. Come note di cuore, i lanilani, gelsomino. Come note di base, muschio, vaniglia e muschio vegetale. All'apertura troviamo un fruttato dove spicca la nota di pera, accompagnata però da delle note floreali muschiate, dove secondo me la nota protagonista è la rosa. Però non si tratta di una rosa che trovo cipriata, ma una rosa fresca. Successivamente nel dry down diventerà un floreale molto delicato, quindi andrà col tempo a perdersi quel sentore fruttato e devo dirvi quindi che l'ho trovato carino. Non proprio nelle mie corde al 100%, ma l'ho trovato molto interessante, più che altro facendo riferimento, come ho detto prima, al classico Lady Million o altri profumi di Rabanne che ho provato in profumeria. Secondo me questo profumo si distacca dal DNA dei precedenti Rabanne. Si tratta di una fragranza che trovo sofisticata, assolutamente attuale e secondo me potrebbe piacervi. L'ho trovato molto molto carino e molto carina anche la persistenza. Si tratta di una fragranza che ho trovato comunque buona. Buona anche per la persistenza perché sulla mia pelle è durato circa quelle 5-6 orette, quindi una persistenza secondo me molto buona e anche in questo caso sui vestiti è durato per tutto il giorno. Anche questo l'ho trovato un profumo adatto sia per il giorno che per la sera, anche se forse lo trovo leggermente più casual rispetto al Jean Paul Gaultier che vi ho mostrato prima, e si tratta secondo me di una fragranza adatta sia per questa stagione che per l'inverno e anche per la primavera. Forse questo non ve lo consiglierei tanto per l'estate, non so perché, per carità, nel dry down risulta molto delicato, ma in apertura comunque risulta un profumo dolce, non lo so. Ci sento delle note più calde che secondo me potrebbero un po' storcere in estate, però ovviamente sono tutte opinioni personali come tutte le cose che dico in questo video. Quindi va molto a discrezione vostra, e questo tra l'altro era un profumo che è uscito proprio quest'anno. Questo penso che proprio sia la novità assoluta sul mercato perché è uscito, mi sembra, da qualche mesetto. Ritorniamo invece adesso nel 2023 e vi mostro l'ultimo profumo di oggi, e si tratta di un profumo del marchio Trussardi. Anche in questo caso penso di non avervi mai fatto vedere nulla di questo marchio sul canale, ma questo devo farvelo vedere perché si tratta di un profumo che ha colpito un sacco anche me. Ma di chi vi sto parlando? Vi sto parlando di Trussardi Ruby Red. Questo è il nostro tagliandino con il campioncino. Qua intravedete già il pack che vi metto qua lato in modo più chiaro, e devo dirvi che a questo giro il pack mi piace un sacco. Mi piace un sacco di questo, mi piace un sacco anche dei precedenti che vi ho fatto vedere. Trovo che siano dei boccettini veramente sofisticati. Come note olfattive troviamo come note di testa frutti rossi, zenzero e bergamotto, come note di cuore orchidea, vaniglia, ylang ylang e cannella, come note di base patchouli, sandalo e orcanox.
Orcanox sono andata a cercarlo su internet perché non sapevo cosa fosse, volevo comunque aggiornarvi nel caso qualcuno come me non lo sapesse. Si tratta di un sostituto sintetico dell'ambra grigia. Infatti l'ambra grigia, da quello che ho capito su internet, però insomma correggetemi giù nei commenti se sto sbagliando, si tratta di un composto usato in profumeria estratto dai cetacei, mi sembra, controllo. Per essere più specifici, vi vado a leggere quello che mi ero puntata: deriva dalla secrezione dei capodogli. Quindi si tratta non tanto di un'alternativa vegan, assolutamente no, perché comunque si tratta di un composto di origine animale e quindi è stato utilizzato l'Orcanox, che comunque in profumeria attualmente è un composto molto usato. Infatti sempre di più si sta cercando di utilizzare dei composti vegan e si sta cercando di abbandonare quindi i composti di origine animale. Trovo che questo profumo, tra l'altro, guardando le altre note, sia un profumo totalmente vegano. Non mi sono informata al 100%, però penso 90% che sia così. Comunque, che cosa ci sento? Chiusa questa parentesi, però, che mi sembrava opportuno fare. Si tratta di una fragranza che odora di frutti rossi, però attenzione, noi siamo sempre abituati, o almeno io ero sempre abituata, alle note di frutti rossi come dei profumi super dolci, profumi super stomachevoli, che un po' ricordavano l'infanzia. Infatti i miei primi profumi che mi spruzzavo da bambina erano dei classici fruttatoni super super dolci. E quindi la nota di frutti rossi spesso viene associata a profumi infantili, bambineschi, quasi sciocchi, non so se è il termine adatto, però profumi comunque leggeri, non profumi eleganti, adatti comunque a una persona più matura, una persona più adulta. Qua invece troviamo dei frutti rossi che ho trovato sensuali e ho trovato assolutamente maturi e all'avanguardia. Veramente fantastico, si sente anche da qua il profumo. Peccato che il campioncino sia praticamente vuoto. E si tratta di una fragranza quindi che ho trovato elegante e sofisticata. Si sente in apertura questa nota di frutti rossi accompagnati dal bergamotto. Poi nel corso dell'evoluzione di questo profumo il bergamotto andrà un po' a scomparire, mentre invece rimarranno questi frutti rossi, questa volta però accompagnati da un sentore vanigliato. Quindi sì, stiamo parlando sempre di un profumo dei sentori gourmand, però attenzione, non è un gourmand troppo forte. Si sente sì un fondo vanigliato, ma non lo trovo per nulla invadente. Altra nota caratteristica proprio che salta fuori a questo punto della fragranza: si sente questa buonissima nota molto molto leggera, però io riesco a percepirla, di cannella. E quindi troviamo dei frutti rossi eleganti, un pochino dolcini ma non troppo, accompagnati da questa nota speziata che mi ha fatto impazzire. Trovo che sia un profumo ben studiato, assolutamente fuori secondo me dagli schemi, perché non sempre troviamo profumi così eleganti ai frutti rossi, dove proprio i frutti rossi sono i protagonisti indiscussi della fragranza. E devo dirvi che mi è piaciuto, l'ho trovato veramente carinissimo. Un profumo che si distacca quindi dai classici gourmandoni che sentiamo di solito, perché qui la nota gourmand è ben calibrata e, che dirvi, mi sento assolutamente di consigliarvelo. Parlando di persistenza, anche in questo caso mi sono trovata molto bene, perché è durato circa quelle 5-6 orette, forse leggermente di meno rispetto agli altri due che vi ho mostrato, ma comunque l'ho reputata una persistenza molto buona, e anche in questo caso sui vestiti è durato tutto il tempo. Quindi, amanti dei frutti rossi, questo profumo fa assolutamente al caso vostro. Detto questo, il video di oggi si può concludere qua. Fatemi innanzitutto sapere giù nei commenti se avevate provato queste fragranze e scrivetemi che cosa ne pensate. Come sempre vi leggo. Vi ricordo inoltre che esce un nuovo video ogni mercoledì, ogni tanto il sabato, ma vi aggiorno sempre nel post della community. Quindi altro motivo in più per iscriversi. E anzi, a proposito di questo, vi ringrazio per tutte le nuove iscrizioni. Siamo quasi arrivati ai 1400 iscritti e non potrei essere più felice. Grazie, grazie, grazie. E niente, detto questo, quindi vi lascio, a proposito di video, delle altre proposte profumose che secondo me potrebbero interessarvi, e noi ci vediamo alla prossima con un altro video super super profumoso, make-uposo e tanto tanto altro. Ciao!